Harrison torna in punta. Il tiro poi di D'Angelo Harrison direttamente da casa sua, dall'Alaska, bomba per Harrison. Il tre dei tre spunti è, non dico immarcabile, ma poco ci manca. Dall'altra parte Baldasso risponde, e risponde non con la stessa moneta, ma aggiungendoci un punto in più. Alla formazione padrona di casa, ora Gentile per Zanelli, subito tiro immediato, continua a bombardare da fuori l'Happy Casa. Non si aspettava quel pallone, bravo Bentil a tenerlo vivo e a ripartire da Devon Hall, poi si va nell'angolo, dimenticato, Ben Bentil, con tanto spazio, la bomba del Ganese. Corpo poi in qualche modo riesce a trovare da Tome nell'angolo, Gigi attacca, va verso il centro dell'area, si butta indietro, tiro morbido e trova il bersaglio, Cigione da Tome. I liberi entrambi a bersaglio di Gerian Grant ed è entrato anche Ricky Visconti, mentre Redivo ormai è assolutamente bollente. Il blocco di Tarceschi, il pick and roll, Tarceschi va via però torna per il blocco, Baldasso va nell'angolo per Gigi da Tome, tiro ben costruito, bomba di Gigione e time out di Frank Vitucci perché Milano è a meno 4. Per l'Olimpia l'Indici continua a trovare difficoltà nell'attaccare questa zona. Qui intanto bellissimo ribaltamento per Datome. Perché è bravo a dosare la forza nel ributtare la palla in campo. Triple in transizione, Udom non perdona, in ritardo Bentil. Ci sta provando l'esodatore di Bamberg. Ora Visconti ancora da tre punti, un'altra tripla. Hall attacca, c'è contatto, non c'è fallo, questa volta non sbaglia e si va dunque per la fine di questo terzo periodo. Preghiera di Alessandro Gentile che manda a bersaglio, controlla anche che il pallone sia entrato per sicurezza, perché questa volta la difesa di Brindisi reagisce bene. Scarico per Rich, extra pass per Daniels, fly by di Visconti, tiro piedi per terra, 1, 2, 3, tre bombe in fila per Mr. Troy Daniels. Anticipo e chiamata del dottore, 4-0 firmato alle Genti. Allora Daniels che vuole attaccare, arresto difficilissimo, si salva ancora con Biliga, ultimi 8 secondi, Hall dall'arco, da tre punti, si sblocca e fa esplodere il forum. Udom, Zanelli, ora accoppiato con Ricci, lo deve attaccare e lo attacca, va fino in fondo, giocata pazzesca di Alessandro Zanelli. Vedere Bentil e riceve, marcato da Mattia Udom, uno contro uno, spalla canestro dal post basso, arriva il raddoppio di Zanelli, ma Bentil fa una magia, svitandosi verso il fondo. Scambia con Zanelli per il tiro a tre punti, Gaspardo che però non ha tirato molto in questa partita, infatti la mano è freddina. Transizione per Milano, Hall con il salto triplo, scarica bene per Bentil e quella rimonta è completata, sorpasso riuscito per Milano. Il finale, Milano batte Brindisi 92-87.